Diversi anni fa, una banda di ragazzini di Boston costrinse una donna a cospargersi di benzina e poi le diede fuoco. Questo omicidio del tutto particolare era la copia di un episodio televisivo trasmesso 2 sere prima. In un altro caso, la proiezione di un film dal titolo Viaggio alla fine dell'inferno, in cui era contenuta una scena di una roulette russa, ha indotto 29 giovani americani di età tra i 8 e i 31 anni a spararsi un colpo alla testa. Per renderci conto della quantità di violenza a cui sono esposti i bambini, è sufficiente fare un semplice calcolo. Un individuo che passi circa 3 ore della sua giornata davanti alla TV, nel periodo che va dalla prima infanzia alla pubertà, può in media aver visto 12.000 omicidi e 100.000 episodi di aggressioni, e se pensiamo che i bambini passano davanti alla TV circa 4 ore al giorno, vediamo come il numero di omicidi visti in TV possa salire ad un to totale di circa 16.000. Ok, questa era una notizia per introdurre il nostro tema. Il tema della serata, come vedete nella nostra slide, è i mass media corrompono. A parlarci di questo tema sarà la nostra relatrice di questa sera, la prima donna che viene a far visita al nostro caffè teologico, tutti uomini prima, e ve la presento. Allora, abbiamo con noi Annalisa Colzi, nata a Montemurlo, un piccolo paese alla periferia di Prato. È consacrata nella comunità dei figli di Dio, una comunità monastica fondata da Don Barsotti, uno dei più grandi mistici contemporanei, scomparso nel 2006 a 92 anni. Annalisa scrive libri di forte contenuto su temi che non trovano molto spazio abitualmente, né su stampa né su televisione. Ad esempio, come Satana corrompe la società, oppure Spiritismo, New Age, Maghi e Sai Baba. Di se stessa dice: non ho lauree e sono una scrittrice solo per volere di Dio. Il suo percorso spirituale l'ha portata a trattare in maniera frontale argomenti che spesso sono ignorati come problema, ed è per questo che adesso lascio a lei la parola per ascoltare ciò che ha da dirci. Sentite? Ecco, senti, che potenza. Bene, allora l'argomento, partiamo subito, visto che abbiamo poco tempo. Qualcuno poi mi deve dire anche di chiudere, perché non ho l'orologio. Allora, avete già visto un po'
di cosa mi occupo? Il mio scopo principale è quello di riuscire a capire su come oggi il maligno, realtà esistente, purtroppo non ne parla mai nessuno, ma grazie a Dio qui credo sia venuto qualcuno a parlarvi dell'esistenza di Satana. Satana c'è, esiste, l'inferno anche, e Satana sta agendo molto bene nel mondo grazie al fatto che molti non ci credono più. Quindi lui, diciamo così, agisce in modo indisturbato, e i mezzi migliori per lui, dimmi cara, i mezzi migliori, ma che bravo, mi hanno messo anche il cronometro, mi viene l'ansia ora. I mezzi migliori per lui sono i mezzi mediatici. Perché? Perché questi arrivano subito, penetrano più facilmente nelle coscienze, perché tutti ne facciamo uso: televisione, internet, giornali, fumetti, libri, eccetera, eccetera. Io vorrei passare anche un po' subito al dunque, diciamo così, per non perdere troppo tempo, perché gli esempi che vi voglio portare sono tanti, e di tutti non ne possiamo parlare, appunto perché il tempo è poco, però desidero farvi entrare con degli esempi pratici in questa fase di distruzione morale, guardate che è in atto, in un modo purtroppo molto concreto, e sta decadendo, sta arrivando a corrompere sempre di più, partendo dai bambini. C'è stato un papa, Papa Pio XII, che nel 1957, 3 anni dopo che la televisione, parto dalla televisione, era nata, era già molto preoccupato, tanto da scrivere un'enciclica. In questa enciclica, di questa enciclica vi leggo una frase che racchiude molto bene il pensiero. Dice: questi nuovi mezzi, come tutti sanno, hanno un potente influsso sul modo di pensare e di agire degli individui e della comunità. Difatti, l'ha detto la televisione, è purtroppo una triste realtà. Oggi ciò che spara la televisione è la verità. L'ha detto la televisione, come se fosse la verità assoluta. Però mi dispiace dirvelo, ciò che passa dalla televisione è tutto falsificato. È tutto preparato a tavolino. Sto parlando delle televisioni ovviamente in alto, no? Canale 5, Italia 1, Rai 1, Rai 2, queste qui. Sono i programmi che vengono mandati, le cose che vengono dette, sono studiate a tavolino. E vi dico anche in modo concreto, così diciamo capite meglio, perché vi dico questo con questa certezza, perché fino a poco tempo fa lo dicevo con un punto di riserva, visto che io non sono dentro la televisione. Adesso lo dico con certezza, vi spiego perché. Tempo fa sono stata invitata ad un incontro, non dico i riferimenti, vi dico che in questo incontro, oltre a me c'era un'attrice, c'era un personaggio piuttosto dentro, molto dentro il potere televisivo. Ha avuto un attimo di conversione, un moto interiore, in cui la sua coscienza gli ha detto: guarda, forse è il momento di cambiare un po' le carte, attraverso la televisione bisogna cominciare a far passare dei messaggi positivi. Naturalmente vi dico subito che l'entourage, quando se n'è accorto, ha cercato di arginarlo il più possibile, e lui diceva questo: ricordatevi di questo, che da 20 anni a questa parte la televisione ha deciso di mandare dei messaggi ben precisi ad ognuno di voi, e questi messaggi arrivano tutti i giorni e bombardano attraverso la televisione che si trova nelle vostre case. Questi messaggi passano, vengono veicolati. Lo scopo appunto è quello di distruggere la morale. E lui... gli fecero una domanda, alcuni giovani che erano lì, che cosa a quel punto potevano fare. Ripeto, lui è dentro la televisione ancora oggi, e lui disse: avete presente una porta aerei che vi viene incontro? Cosa potete fare? Niente, spegnete la TV. Quindi sentire da... non vi sto dicendo di spegnere la TV, però questo per dirvi come davvero ho avuto questa certezza dopo che ho sentito lui. Dico: allora è proprio così, c'è un potere dietro che vuole distruggervi, allontanarvi da chi? Dal nostro Signore, perché lo scopo è uno solo, lo scopo è uno: allontanare, distruggere
e di disintegrare la Chiesa Cattolica. Tutto questo è nato nel 1717 con la nascita della massoneria moderna. C'è questo carteggio ritrovato tra due massoni che nel 1800 circa dicono: abbiamo deciso nei nostri consigli che noi non vogliamo più cattolici. Ma per non avere più cattolici, la cosa essenziale è iniettare loro il vizio. Fate dei cuori viziosi e voi non avrete più cattolici. Ragazzi miei, è quello che sta avvenendo. A volte io dico, mi chiedono, ma mio figlio non va più in chiesa. Ma chiaro, non vanno più in chiesa i ragazzi, è logico. Perché quando tutto il giorno sono bombardati da certe notizie che ti allontanano, è chiaro che il ragazzo poi difficilmente rientrerà in chiesa. E guardate che uno dei veicoli principali è, per esempio, sono i cantanti, poi ci arriveremo ai cantanti. Per finire sulla televisione, vi voglio far vedere, perché mi dicono sempre, sì, però ci sono anche delle cose positive, sì, certo, anche delle cose positive. Però attenzione, anche nelle cose positive, semmai ce ne sono, c'è sempre la pubblicità. E la pubblicità, come vi ho detto prima, è uguale, identica ai programmi, viene fatta a tavolino, viene pensata a tavolino per mandare certi messaggi. Per esempio, guardiamo questo della Renault Scenic, perché, guardate, potrei anche non commentarlo, si commenta da solo. Ascoltate attentamente cosa dice. Lui è Daniele, mio figlio. È nato dal matrimonio con Elena, la mia prima moglie. Ah, è stato un matrimonio strepitoso. Adesso lo porto in piscina per il corso di nuoto. Poi riparto e vado a prendere i gemelli Marco e Luca, gli altri due miei figli, cioè di mia moglie, la mia nuova moglie. Li prendo e riparto subito a prendere la mia terza figlia, la piccola Sofia. Ah, Sofia, è mia figlia, è la figlia della mia attuale moglie. Insieme andiamo a recuperare i due gemelli che avevo dimenticato. Poi torno da Daniele e lo riporto a casa, che era anche la mia quando vivevo con la mia prima moglie. Poi prendo Mattia, che ho appena saputo che è mio figlio. Insieme torniamo tutti a casa. Mi sembra normale? Avete capito? Ma pensate, è una pubblicità. Allora, qual è il messaggio che deve arrivare al pubblico? C'è un messaggio, eh? Non è la Renault Scenic. Cosa vuol dire? Vuol dire ti puoi sposare con chi vuoi, puoi fare i figli con chi vuoi, puoi lasciare, fare un figlio con uno, la lasci, ti metti con un'altra, poi la lasci, ti metti con un'altra e va tutto bene. Guardate che è vero, a vederla anche a me mi viene da ridere, perché o ci si piange o ci si ride. Però guardate che è talmente subdola, cioè riesce a far passare un messaggio che voi adesso potete dire no, ma noi non ci pensiamo neanche. Ma questo messaggio qui entra in tantissime case dentro e neanche ci fanno caso. Magari c'è il bambino di 3 anni, gli viene sparata una pubblicità così, e il bambino cresce con questa mentalità. E noi abbiamo cambiato mentalità. In 20 anni la nostra mentalità è ribaltata. Ciò che era peccato 20 anni fa, ragazzi miei, lo è ancora, perché il catechismo non è cambiato. Ma per il mondo non è più peccato, per tanti cattolici non è più peccato. Perché? Perché il mondo mediatico è riuscito a fare questo. Vi voglio far vedere un'altra pubblicità, la Campari Red Passion. Forse qualcuno di voi l'aveva già vista. Comunque ascoltiamo un po' questa musica. Oddio, guardiamola pure. Ve la ricordate? Questa musica l'avete riconosciuta? L'avete già sentita da qualche altra parte? Esatto. Allora, questo gli altri l'hanno già sentita da altre parti? No. Facciamogli vedere allora l'altro passaggio, che non, forse il numero 2, Basketball. Ecco, è la stessa musica. Oh.
Allora, chi ha visto questo film ricorda che praticamente questo è il passaggio in cui viene fatta questo rito prima di una orgia, mi sembra, satanica, prima di una messa nera. Allora, avete sentito questa musica? Sapete la provenienza di questa musica? Avete sentito che è molto inquietante. Allora, vi dico cosa ha detto la cantante, una certa Jocelyn Pock. Ha preso, lei l'ha detto lei, un'anafora, cioè l'ultima parte di una messa bizantina salmodiata da due sacerdoti ortodossi, e lei dice: l'ho presa, l'ho musicata, l'ho messa alla rovescia per dargli un sapore satanico. Allora, questa pubblicità viene sparata nelle vostre case a livello uditivo, perché hanno messo una musica così, ok. A livello visivo, io dico sempre, avete il bambino di 3 anni, vi chiede: scusa mamma, cosa vuol dire che lui è una lei e lei è un lui? Io dico sempre: voglio vedere cosa gli dite. Quindi vedete, c'è un passaggio che vuole arrivare di normalità. Altra cosa, la televisione, al di là della pubblicità, veramente è diventata di una sfacciataggine impressionante. Non so voi, io non ce l'ho, grazie a Dio, però purtroppo mi devo guardare internet per vedere quello che sta accadendo nel mondo, e sinceramente cerco di guardare il meno possibile. Però mi arrivano dei messaggi sconvolti da delle persone, e quindi poi alla fine devo anche documentarmi. Sono rimasta, a dir poco, esterrefatta di una puntata di Amici, forse l'avete vista. Qualcuno di voi guarda Amici della De Filippi? Tempo fa, in prima serata, ore forse 21:30, furono invitati i soliti idioti. A proposito dei soliti idioti, prossimo articolo che vorrò scrivere è sul turpiloquio. C'è una, allora, oggi è usanza dire una parola e una parolaccia, un po' tipo come sta facendo la Litizzetto a Sanremo. Una donna di quasi 50 anni, veramente, devo dire, decadimento totale, una parola, una parolaccia, una parola e un doppio senso. Ma l'andazzo è questo, tant'è che i soliti idioti con sto Gianluca C, tutte le volte ci mettono il C e poi questo Gianluca, adesso va di moda, i bambini li sentiamo dire queste parole. Guardate che non è una cosa positiva per niente. Allora, che cosa hanno fatto i soliti idioti? Sono stati invitati a questa trasmissione e in tutto il loro sketch hanno parlato della droga come se fosse la cosa più buona del mondo. L'avete vista? Qualcuno di voi? Io vi voglio citare solo alcune loro frasi, ok? Quindi lo sketch, immaginatevi, queste sono alcune frasi, ma queste frasi praticamente rispecchiano lo sketch loro, perché l'hanno fatto tutto su questo. Per esempio, siamo andati nel parco a raccogliere le siringhe usate che funzionano meglio della pistola. Appena vedono le siringhe ci danno subito il portafoglio. Il mio migliore amico, attenzione, è la droga. E la De Filippi dice: bravo Gigetto. Lui, e indica uno lì vicino, è quello che non mi ha fatto rollare la canna. Poi dice, me ne sto leggendo alcune, dobbiamo andare al museo della droga. E la De Filippi: bel posto. Io mi presento in rapine, io in disintossicazione. Poi finiscono con una canzoncina divertente, simpatica, fa ridere, perché fa rima, è fatta apposta ovviamente per far ridere le persone. La giraffa birichina mangia solo chetamina. Conoscete la chetamina? Potente anestetico per cavalli che viene utilizzato dai ragazzi per sballarsi. Non pochi ci rimangono. L'eroina nel caffè. L'elefante con le zanne si fa tante tante canne, ma il serpente dell'Iraq si fa solo con il crack. Noi vogliamo la cocaina. Poi dice ancora eccetera eccetera, lo spuntino dell'iguana torta con la marijuana. Ma ve ne ho solo dette alcune, tutta la sera così. Vi faccio una domanda: secondo voi, dopo una trasmissione di questo genere, lo sapevano loro che avrebbero suscitato le ire delle associazioni e delle famiglie, dei genitori, eccetera? Penso proprio di sì. E che gliene importa?
Avete capito qual è il giochetto? Il giochetto è che io l'ho già detto, non mi interessa. Io in prima serata sono riuscita a far passare questo messaggio. Lo volevo far passare, poi si possono arrabbiare quanto vogliono, possiamo anche chiedere scusa, tanto cosa gliene importa. Esattamente come quella volta che hanno, la Benetton ha fotografato Toscano Olivieri, ha fotografato il Papa, cioè ha fatto questo fotomontaggio con il Papa che baciava sulla bocca l'imam. Lo sapevano che avrebbe suscitato le ire del Vaticano, ma che gliene importa? Quel messaggio era già stato fatto passare. Il giochino è questo, semplice. Intanto vi entra dentro, ok? Lasciando perdere la televisione, perché purtroppo appunto sono troppe le cose, voglio passare un secondo ai cartoni animati. Cartoni animati, anche questi purtroppo, sono fatti. Guardate, da quando ci sono i cartoni animati giapponesi, e mi dispiace, però è così, c'è un... tra mostri, demoni e chi più ne ha più ne metta, è veramente impressionante. Per esempio le cartine di Yu-Gi-Oh!, per dirvi due o tre citazioni, posso attaccare con il mago nero, è la mia carta preferita, attacco della magia nera, lo spirito maligno dell'anello. Insomma, voi, ecco, pensate a un bambino di queste, con queste carte e questi cartoni animati, li guardano i bambini anche di 4 anni, 5, 6. Allora, cosa succede? Siccome in questi cartoni animati si parla anche di Reiki, tutte queste cose orientali, che purtroppo parlano di spiriti guida, adesso stasera non sono stata invitata per quel libro lì, sarebbe interessante parlare anche di questo, però capite il pericolo qual è? Che oltre a non dormire, perché hanno tutte queste visioni, e sapete che gli esorcisti oggi dicono che molti genitori portano i loro figli da loro per la benedizione, perché i ragazzi non dormono, hanno gli incubi, ci credo. Ma oltre a questo, per esempio, quando viene parlato di Reiki, il ragazzino, che oggi ha internet a portata di mano anche sul cellulare, digita Reiki e viene fuori una serie di pagine in cui puoi trovarti invischiato in cose non buone, perché su internet si trova esattamente tutto. E ora ci arriviamo. In queste carte, l'hanno tolta qui in Italia, l'hanno un po' cambiata, si trova anche una carta dal titolo Maria la decaduta. C'è poi quella di Pollon, la sapete tutti, quindi non si fa vedere. Passiamo invece al discorso dei Simpson, che tutti guardano, parliamoci chiaro, in molti guardano. E purtroppo anche l'Osservatore Romano ci è cascato dentro, dicendo che sono cattolici. Non sono cattolici. Subito è arrivata la smentita del produttore, dicendo: ma chi l'ha detto che sono cattolici? E io dentro di me ho detto: ma noi che ce ne frega dei Simpson? Noi cattolici dobbiamo dire che sono cattolici, ma che ce ne importa? Allora, sono così cattolici che voglio far vedere questo pezzettino. Chi l'ha visto se lo ricorderà. Come si controlla la telecamera in questa questo cosa? Questo è Dio. Sono i tasti LR o cosa? Chi se ne frega, mi faccio una birra. Ma avete sentito? Sta per dire una bestemmia. Ditemi voi se sono cattolici. Ma la cosa interessante, forse la sapete, è che tempo fa, dopo questo, comunque dopo questo film, questo pezzone qua, insomma, questo era un film intero, mi sembra. In Germania è stata data una puntata dove hanno detto una bestemmia completa in italiano. Quindi, capite, cioè, a me dispiace smontare, c'è stato uno divertente una volta, mi ha detto: no, tu non mi puoi distruggere i Simpson, sono 10 anni che li guardo. Dico, mi dispiace, li puoi guardare, certo, però bisogna avere un po' di sale in zucca. Allora, cosa voglio dire con questo? Io posso guardare i Simpson, ma ho una mia coscienza, cioè riesco a vedere il bene e il male. Ma un bambino che è bombardato con questi messaggi, credetemi, gli entra dentro, tanto che oggi la bestemmia è una cosa normale. È una cosa normale. Ci sono dei gruppi, lo sapete, su Facebook, creati appositamente dove bestemmiano. Ma capite quello che sto dicendo? E sono migliaia di ragazzi che si mettono lì insieme per bestemmiare.
Quindi vedete, l'altro passaggio è: la bestemmia deve diventare una cosa normale. L'altra mattina, sono rimasta senza parole, mi diceva una mamma che a scuola, guardate, ero un po' distratta, non ricordo più se era religione, spero tanto di no, però dice che in classe un professore bestemmia anche. Ma capite che gravità è questa? Quindi la bestemmia sta diventando normale, invece sappiate che è ancora punita dalla legge. Comunque, lasciando perdere i cartoni animati, passiamo a internet. Voglio dirvi subito di alcuni videogiochi, perché anche questa è una cosa che mi è rimasta così. Io parlo molto con i ragazzini per capire bene che cosa fanno, con cosa giocano, qual è il loro cantante preferito. Qualche sera fa parlavo con un ragazzetto, dicevo: ah sì, perché sai, se vuoi vedere un videogioco violento te lo faccio vedere io. Si intitola Darkness, mi sembra. È qualcosa, io guardate, sono rimasta allibita e gli ho detto: scusa, ma questo è vietato ai minori di 16 anni, quello che ci gioca ne ha 12. Ah sì, vabbè, ma tanto da internet, giusto, si scarica tutto. Ma la cosa che mi ha lasciata più perplessa è stata questa: che non si diverte più a sparare con la pistola normale, con il fucile, ma per uccidere le persone utilizza una motosega. Questo non è un fatto sporadico, questo oggi va di moda, i ragazzini si divertono così. Poi non ci meravigliamo se sentiamo che hanno ucciso, hanno fatto una strage qua, là, non ci meravigliamo. Perché attenzione, è vero, tanti mi dicono: ah, ma io ci gioco, non mi fa niente. Sì, giustissimo, anch'io, anche quello che ascolta musica metal, per l'amor di Dio, non gli fa niente. Ma non è importante questo, perché quanti siamo nel mondo? Tanti. Allora, se prendiamo un campione di 10.000 persone, ci sarà dentro uno che ha dei problemi interiori, più debole, eccetera, fate come volete, pensate come volete, che sia debole o meno, questo gli arriva nella testa e non sapete che cosa produce. Perché quando un ragazzino, come quello con cui ho parlato io, gioca 4 ore ad un videogioco, comincia ad essere problematica la situazione. Vi consiglio di guardarlo quel videogioco, The Darkness mi sembra, ma ce ne sono tanti. Per esempio c'è il GTA, Grand Theft Auto, forse si pronuncia così, non lo so, con cui ci hanno giocato praticamente tutti. Anche quello è vietato, anche quello anche in quello ci giocano i ragazzini. Però in cosa consiste? Uccidere la gente, andare con prostitute, vendere droga, eccetera, eccetera. Cioè da un nulla tenente, diciamolo così, uno deve diventare un grande boss. Va bene, su internet, vabbè, di sesso posso fare a meno di dirvelo, penso che lo sappiate. A livello di sesso si trova, non di più, ancora di più, però si trovano anche i siti satanici. Sapete che su internet basta digitare Satan, viene fuori tutto. C'è un sito a cui io non gli avrei dato una lira, vi dico la verità, poi ho scoperto che è il più gettonato. E non vi dico qual è, però vi dico che praticamente se voi entrate in questo sito, io sono entrata, ci sono dei link. Uno di questi dice come donare la tua vita a Satana. Entri dentro e ti spiega per filo e per segno come fare. Prendi la candela, fai questo rito, fai su, fai giù, eccetera. Ora, non lo so, anche questo se lo sapete, perché forse a Città di Castello ancora siamo, come dire, un po' protetti, nelle grandi città no. Le sette sataniche stanno esultando di gioia, perché grazie ad internet riescono ad avere più adepti, semplicemente perché se un ragazzo digita proprio nome e cognome, state certi che non lo lasciano andare. A proposito, anche il satanismo deve diventare una cosa normale, perché sapete che in America, per esempio, la chiesa di Satana, quella di Anton LaVey, è sulle pagine gialle, un culto come un altro, ma in Italia sta diventando uguale. Avete visto che si è presentato alle elezioni? Lo sapete questa cosa qua? Abbiamo la Margherita Hack, Unione Atei, ok?
hanno fondato il partito Democrazia Atea e al settimo numero si trova Marco Dimitri. Sapete chi è Marco Dimitri? Quello dei bambini di Satana di Bologna, che fu portato in tribunale, eccetera, eccetera. Pensate, se entra in Senato lui, in Parlamento lui, ma capite a che livelli siamo? Quindi questo vuol dire che il satanismo prima o poi verrà sbolognato come una religione, come un'altra. Già sta avvenendo. Altra cosa, su internet, questo è un passaggio, vediamo quanto tempo ho a disposizione. Allora, su internet si trova, 15 minuti, però vi voglio parlare dei cantanti. Anche purtroppo si trovano 300.000 siti che parlano di anoressia e bulimia, 300.000 siti. Se vengono scoperti, vengono oscurati, ma non c'è problema, per uno chiuso ne riaprono 10. Allora, io dico sempre, il problema qual è? L'anoressia e la bulimia sta devastando tante ragazze. La differenza tra ieri e oggi è questa, che ieri la ragazza, se aveva questi problemi, doveva uscire di casa, andare dall'amica, magari, che ne so, poteva stare a un chilometro di distanza l'amica. Oggi non c'è problema. Ho bisogno di un consiglio? Semplicemente clicco, entro in questi siti e mi scambio dei consigli con le ragazze. In questi siti si trovano consigli per vomitare, i 10 comandamenti di Ana, che sta per anoressia, ma la cosa più impressionante è che si trovano due lettere. Si chiamano lettere da Mia e lettera da Ana. Cosa vuol dire? Che sono due lettere, cioè sarebbe come se anoressia e bulimia avesse scritto a queste ragazze. Allora, queste sono due pagine e un pezzetto, ok? Io non ve la leggo perché vi voglio far digerire il biscottino che avete mangiato. Sono impressionanti, vi dico solo questo. In due pagine e mezzo distruggono completamente la psiche della ragazza, dicendogli che fa schifo, che deve andare in bagno a vomitare, ma io ve lo sto dicendo in un modo molto soft. Pensate al peggio, e tutte queste parole messe al peggio, e praticamente gli dice: se tu mi devi obbedire, se vuoi diventare come le tue modelle, come la tua modella preferita. E le modelle, è vero che sono anoressiche alcune, pensate per esempio all'attrice Angelina Jolie, la quale un po' sopra linguine ha tatuato: ciò che mi nutre mi distrugge. Quindi il discorso della bellezza sta diventando uno dei cardini principali per rovinare le ragazzine, tanto che oggi a 8 anni hanno già problemi legati all'anoressia, legati all'alimentazione, che poi si trasformano in anoressia e bulimia. Ma d'altra parte la bellezza fisica è diventata un altro punto principale, ma anche qui c'è il bombardamento. Ve ne dico una, ma qui vedete c'ho tutto un malloppo, potremmo stare qui 7 giorni. Pensate, ho fatto un seminario che è durato solo per questo argomento più di 3 giorni, per dirvi quanta roba c'è. Top Girl, queste sono le rivistine delle ragazzine, ok? Cioè Cosmopolitan, le leggevo anch'io, solo che le leggevo esattamente circa 35 anni fa, erano un po' diverse. Sulla copertina c'è scritto: chirurgia estetica, quanto costa e quando farla senza paura. Questo lo comprano le bambine dagli 8 anni in su, si parla di chirurgia estetica. Il sesso, vediamo un po' se riesco a trovarlo, ve l'ho già detto, che i ragazzi oggi vengono bombardati su questo, ma si può capire questo, perché Satana la prima cosa che vuole qual è? Distruggere i giovani a livello di purezza, perché una volta che hanno perso la purezza, il ragazzo è chiaro che ha la coscienza che gli rimorde, e allora è proprio una continua discesa. Ma oggi il sesso deve diventare una cosa normale. Allora, non lo trovo, ma ve lo posso dire perché tra un po' la sua memoria. Praticamente c'è una pagina, e si capisce anche dalle foto, in cui c'è scritto: ha letto con il primo ragazzo, allora ha letto il primo giorno con il ragazzo che trovi, un affare del genere, e gli dice: sì, puoi, ma solo se non ti fai prendere dalla paranoia.
Cioè, che cosa vuol dire? Capite? Ora guarda, se lo trovassi, perché qui era scritto proprio bene, vabbè. Comunque, la paranoia chi è che gliela mette? Semplicemente i cattolici. Ma non è il primo messaggio che trovo, perché una volta in Cioè, questo l'ho scritto anche sul libro, ho riportato il passaggio, in cui diceva tu devi iniziare a masturbarti, così è, a quest'età, così, così e così, perché tu devi imparare a capire quali sono le tue parti più erogene, perché quando avrai ragazzo saprai già, per fargli provare più piacere, che cosa è meglio. E non ascoltare, non leggere quei libri bigotti, questo e poi tutto il resto che mettevano, perché i bigotti sono i cattolici, ok? Quindi vedete che non è un modo di dire, il bombardamento c'è davvero. Ora va di moda, fino a poco tempo fa parlavo sempre di un certo Federico Moccia, vero, che tutti conosciamo, libro piuttosto porno, purtroppo, che ho visto anche dentro una libreria cattolica, purtroppo, comunque un libro porno, non dite di no se qualcuno l'ha letto, perché ho i pezzi, ho i brani, non l'ho voluto leggere perché non avevo voglia, l'ho fatto leggere ad un mio amico sposato con 3 figli, il quale alla fine ha detto, ascolta, la lettura di questo libro ha turbato anche me e mia moglie. Io ho letto dei pezzettini che mi aveva trascritto, mi sono anche vergognata, ma quasi quasi mi vergognavo anche a leggerli, sono sposata, pensate. E l'hanno letto le ragazzine di 12-13 anni. Ma la cosa interessante è che adesso va di moda un altro libro, anzi 3 libri. Conoscete? La famosa trilogia. O quando è venuto uno a dirmi, io ho detto, ma chi è strano? No, è stato bello. Ma tu devi parlare delle 50 sfumature di grigio. Ma che dico, ma cos'è? A poco, capito? Questo grigio, nero e rosso, com'è l'altro colore? Allora, al di là, scusate, che io dico, le donne hanno voluto la parità dei diritti, poi comprano un libro di questo genere, perché ne hanno venduti tantissimi, dove la donna è considerata meno della spazzatura. Io l'ho anche scritto su Facebook, alla faccia. Siete proprio intelligenti, donne, scusate. Allora, questo minimo doveva essere boicottato. È un libro che definirlo porno è dire troppo poco, ma vi racconto questa cosa qua, che è stata anche divertente. Mi trovavo, fra l'altro, sempre con qualcuno legato alle sentinelle, dalle parti di Conegliano, Treviso, zona lì, dai Salesiani, e praticamente parlavo ai genitori dei figli che sono lì a studiare. Fine della serata, quasi alla fine, si alza una signora e mi fa... Ah, mi è successa una cosa oggi. Sono andata in libreria, stavo parlando con la commessa, entra una signora e fa: scusi, mi può dare il libro 50 sfumature di grigio per mia figlia? Lei ha detto: scusi, sì, ma sua figlia quanti anni ha? Ha 13 anni. Ha detto: signora, guardi, forse non è adatto a sua figlia. Ma no, ma l'ha comprato anche, l'ha letto anche la sua amica, ma che? Ma me lo dia. Allora, problema, vedete qual è questo? Una mamma che va a comprare un libro di questo genere per la figlia di 13 anni. Ma non è mica un caso sporadico, eh? Ce ne sono di questi. Bene, per quanto riguarda la musica, quello allora che dico sempre è che la musica ha un ruolo principale per arrivare al cuore dei giovani. Sapete perché? Perché i ragazzini... Ci siete passati anche voi, qualcuno ci sta passando adesso, ci sono passata anch'io. Nell'adolescenza a questo, come dire, allontanamento dalla famiglia, tutto ciò che i genitori dicono, non vogliono ascoltare. Allora, cosa succede però? Che a quell'età si ha bisogno di un punto di riferimento, e il punto di riferimento generalmente diventa il cantante alla moda. Ma i cantanti, purtroppo, facciamo 70%, dicono cose sicuramente lontane dalla fede, su questo non ci piove. E non sto parlando tanto della loro vita privata, ok? Parlo proprio dei testi, di ciò che cantano. Oggi c'è un inno al sesso, alla morte, perché qui si sta parlando di istigazione al suicidio, all'omicidio, eccetera, eccetera. Si va dall'estremismo, quindi il metal,
E uno può dire, sì, vabbè, ma a me il metal non mi piace, no? Il famoso rock satanico di cui si è parlato per tanti anni. Ma non si ferma lì, perché il maligno è furbissimo. Se un ragazzino non gli piace quel tipo di musica, non c'è problema. Gli spara qualcosa sull'hip hop. Avete sentito l'hip hop, rap? Avete mai sentito i cantanti come cantano veramente la morte? Allora, ce n'è uno di cui parlo sempre, scusate, se anche l'avete sentito, ma è il mio amico preferito, Fabri Fibra. Fra l'altro è uscito fuori con un video adesso in cui, se ricordassi come si intitola, non me lo ricordo, dove ci sono dei riferimenti massonici. È stato intervistato a DJ, non ricordo, DJ TV può essere, è stato intervistato e gli è stato chiesto, ma anche lì è tutto preparato a tavolino, di questi riferimenti, e lui ha detto ma no, non è vero questa cosa, questo collegamento, la musica, gli illuminati. Bene, siccome lui insiste su questa cosa che non è vero, perché l'ha scritto anche nel suo libro, io comincio a credere che invece sia proprio vero e lui sta facendo di tutto per depistare. Comunque, al di là di questo, il messaggio palese adesso lo sentiremo. Prima però voglio farvi vedere un passaggio televisivo del Senso della Vita di Paolo Bonolis, perché voi dovete capire il collegamento che c'è tra il mondo mediatico e la fortuna, tra virgolette, di questi cantanti. Cioè è la televisione che li spinge, no? Su chiamiamola la ruota della fortuna. E sentite un po' cosa dice Paolo Bonolis durante un'intervista. Per molti ragazzi sei un modello di riferimento, tanti condividono proprio questo tuo entusiasmo, la tua visione del mondo. Tutto questo, che cosa ti muove? Un senso di responsabilità, di preoccupazione o di forza? Ma di responsabilità sì, perché i ragazzi mi ascoltano e cercano di capire da dove viene questo malessere, vivono la mia storia come se fossi un loro amico. Quindi si ritrovano nelle cose che dico. Si ritrovano nelle cose che dico. Allora io vi faccio ascoltare un pezzettino di una sua canzone. Se si ritrovano nelle cose che dice, siamo messi veramente male. Bentornati a Radio Simpatia, 17 FM per voi. Abbiamo pippato, sono 45 gradi fuori. Sono 100 modi per morire, 100 modi per morire, 100 modi per morire. Modi per morire, funzionano tutti. Se in giro vedi un ponte, cazzo fai, non ti butti. Il modo migliore per morire con la droga, un mix di pasticche, eroina e altra roba. Cerco il suicidio perfetto, ma non esiste. Il bello è che la fattura persiste. C'è chi fa e c'è chi assiste, ma stare al mondo in fondo, in che cosa consiste? Ci sono 100 modi per morire, 100 modi per morire, 100 modi per morire. Allora avete sentito, finisce, si sente, no, io dico io se no, perché in finale, sentite il finale, lui si spara. Allora che cosa dice? Ci sono 100 modi per morire, il modo migliore per morire è con la droga, un mix di pasticche, eroina e altra roba. Poi dice, visto che il triste Dio esiste, lo sapete, un anticlericale, ha messo anche una bestemmia in una sua canzone, visto che il triste Dio esiste, la mia voglia di inferno non resiste. Insiste, c'è chi fa e c'è chi assiste, ma stare al mondo in fondo, in che cosa consiste? Silenzio, trillo di telefono, ti muovi? E lui dice sì, va bene, e si spara. Allora, questa è istigazione ad utilizzare droghe e a uccidersi oppure no? Per me sì. Mi chiedo ultimamente dove sono le istituzioni. No, perché io mi domando questo, no? Allora, entriamo sull'autostrada e ci sono i cartelloni. Ragazzi, non bevete perché sennò avete un incidente. Alla televisione per tanto tempo hanno mandato, non so se lo mandano ancora, pubblicità contro la droga e poi lanciano questi personaggi. Controsenso allucinante. Ma perché non gli interessa nulla? Quello è lo specchietto delle allodole. È questa la verità. E vi dico anche degli altri cantanti. Queste cose a me fanno molto arrabbiare, ve lo dico. Allora,
Per esempio Rihanna, altra cantante amatissima, che cosa ci canta? Ve ne dico una sola, che si intitola Roulette Russa. Sapete cos'è la roulette russa? Si vede lei nel video con la pistola nella tempia. E dice: prendi una pistola e conta fino a tre. So che devo assolutamente riuscire in questa prova, quindi premi il grilletto. Sono molte le persone che non potrò salutare per l'ultima volta, ma ora è troppo tardi per pensare al valore della vita. Eminem, amatissimo dai ragazzini. Questo è un testo. Puoi essere proprio come me, seguimi e fai esattamente quello che dice la canzone. Fuma marijuana, prendi pillole, abbandona la scuola, uccidi la gente e bevi. Adesso seguimi e fai esattamente quello che vedi. Oh, però vi voglio dire anche di un cantante, in modo che si capisca. Scusate, intanto ve ne dico un gruppo di, me lo sono anche segnato perché infatti me ne stavo dimenticando. Per esempio al Festival di Sanremo hanno cantato Elio e le storie tese, l'avete visto? Dannati forever, dannati per sempre, e loro vestiti da chierichetti. No, ma io per curiosità voglio capire a che punto arriveremo, fino a quando noi staremo zitti, cattolici, lo voglio capire. Perché, allora, anche questo cos'è il passaggio? La dannazione, l'inferno, il demonio è un giochettino. È questo il meccanismo, capite? È un gioco, ma non è vero niente. Sono cose che ha inventato la Chiesa. Bene. Altro passaggio di un cantante, poi mi sa che devo chiudere, è questo. Ma sui cantanti mi piacerebbe fare una conferenza solo su quelli. Comunque vi dico, per esempio, di un certo Fabio Concato. Così tanto per tornare un po' indietro nel tempo. Perché allora, perché ve ne voglio parlare? Ma vi potrei parlare di Raffaella Carrà. Ve ne voglio parlare, ve lo dico per questo. Perché il messaggio, come ha detto quel personaggio di cui vi parlavo prima, è iniziato a essere bombardato, il messaggio che volevano, da 20 anni a questa parte. E direi anche di più. È un veleno che è stato iniettato lentamente, altrimenti sareste morti. Adesso non ci fate più caso, non ci fate più caso. E non ci fanno più caso neanche le nonne, il problema è questo. Un giorno ero anche qui in conferenza, finisce tutto, una maestra fa, e mi è successo questo, la bambina che viene alle elementari, piccolina, ha detto, senta maestra, ma due donne si possono baciare? Lei ha detto, ma si possono baciare, sì, sulla guancia. No, dice, ma in bocca. Dice, bambina, ma te dove l'hai visto questo? Dalla nonna, il grande fratello alla televisione. Cioè, capite? Quindi non ci facciamo più caso. Ed è quello che volevano. Io dico sempre, io vi sto dando un antidoto troppo pesante. E vi ho detto solo questo. Lo dico sempre alle conferenze. Se vi dicessi tutto, non ce la fareste neanche a reggere. Perché questo? Perché se insieme al veleno, ok, 20 anni fa, era stato dato subito l'antidoto, adesso queste cose che vi dico io sarebbero normalissime. Invece l'antidoto tutto insieme diventa un po' un problema, è un po' pesantuccio. Vabbè, Fabio Concato, vi dico solo due canzoni. Una si intitola Misto di poesia e in questo testo dice questo: donne, passerei tutto il tempo a farvi la corte e fare l'amore, tanto per non fare le cose a metà, per strada, nei bar, tutte l'ore, bambine, adolescenti e perché no, belle signore, vorrei instaurare subito un rapporto carnale, ok? Bambine. Ma sentite questa, dal titolo Il Porcellone, già il titolo. Allora, vi dico un po' la trama, se no non si capisce. Praticamente lui dice che abita di fronte ad uno che sta sempre nudo sulla terrazza e gli dice la devi smettere, cioè dice fra sé, adesso vado di là, glielo dico, la deve smettere perché mia moglie e mia figlia non le turba, eccetera, eccetera. E dice, mi decido, penso bene a quello che devo dire e suono il campanello. Sto per scaricargli un pugno in faccia, questo è il testo, ma è follemente bello, mi prende per la vita, mi aggredisce e mi bacia sulla bocca.
Io sto perdendo dolcemente i sensi e mano sapiente che mi tocca. Avete capito come funziona? Funziona così. Allora, il passaggio è così, lento, lento, così non ci fate caso, non dico di voi in generale, uno non ci fa caso, anche perché per esempio la televisione la teniamo sempre accesa, la tengono sempre accesa, e uno passa, fa le pulizie, eccetera, ma il messaggio arriva. Ripeto, niente passa a caso, ci sono fior di psicologi dietro che devono mandare un certo tipo di messaggio. E anche il Festival di Sanremo, scopritelo voi, è pieno di questi messaggi. Chiuso, finito. Sono in tempo? Sì. Vediamo. 45 minuti, ho sforato di 5 minuti. Va bene, posso stare qui? Dov'è il... No, devo ritornare qua, Allora, prima domanda. Vediamo. Mi dica altri nomi di cantanti. Lady Gaga, Kesha, Britney Spears, Cristicchi, Marilyn Manson, beh, spero che si capisca bene, ma attenzione, non è fra i peggio. Perché mentre lui è chiaramente in un certo modo, altri lo sono e non lo dicono chiaramente e hanno molti più seguaci di Marilyn Manson. Purtroppo. I Club Dogo. Conoscete i Club Dogo che ora vanno di moda tra i ragazzini? Anche qui droga, sfare. Ma ho tutti i testi, ve l'ho detto. Potremmo fare una serata solo sui cantanti. Per esempio la Ciccone, io non la chiamo mai con il nome della nostra cara mamma, ma la chiamo Veronica Ciccone, anche su questa. Quindi di cantanti ce ne sono tanti, italiani e stranieri, che hanno come scopo appunto quello di istigare i ragazzi ad assumere droga, ad assumere alcol, a suicidarsi, ad uccidere e naturalmente, prima di tutto, a togliersi di mezzo la mentalità della Chiesa. Questa è una delle cose che vogliono togliere, oltre ad istigarli ad un sesso sfrenato. Ok. È stato tutto molto chiaro, ma se posso chiederti un'altra cosa, che mi dici delle discoteche che mandano musiche commerciali? E poi come si può aiutare a far capire tutto questo a chi del male o dei messaggi non ne vuol sentire parlare e non le capisce? E parliamo di persone mature che hanno figli nell'età dell'adolescenza e che pensano che in quello che vedono non c'è nulla di male. Parto da questo finale. Come si fa? Allora, io dico, per chi è lontano da un certo cammino, ma anche per chi non ha mai sentito parlare di queste cose, tipo quelle che vi ho detto stasera, beh, se voi andate da una mamma, ok, che non sa niente, a bombardarla così si butta dalla finestra, oppure dice non è vero niente, chiaramente dice non è vero niente. La soluzione direi che sta nel mezzo, bisogna prima di tutto pregare come cattolici e piano piano fargli capire alcune cose, questo con le persone adulte e con i ragazzini. Per esempio, io ho un ragazzetto che gli piace tanto, un ragazzo, cioè conosco un mio parente, diciamo così, che gli piace Fabri Fibra. Allora io tutte le volte gli dico, ah, ti piace Fabri Fibra? Ti piace lui che ti dice di ammazzarti? Rimane un po' così, due sorrisini, però entra dentro. Quindi direi così, dire le cose a seconda della situazione in modo sdrammatizzato o gettarle lì così, no? Tipo, a Cipicchia però, questo cantante parla in questo testo, dice questo, questo e quest'altro. Io penso che se andate da una mamma, ok, a leggere il testo di Fabri Fibra, comincerà un po' a riflettere. Poi mica c'è da dirgli attenta perché messaggi subliminali, no, basta leggere il testo. Poi uno dice, boh, se ne va via. Questa mamma, attenzione, comincia a riflettere. Oppure se gli dice, sai, su internet ho trovato un sito satanico, anzi ne ho trovati più di uno. Uno che dice come fare per fare un patto con il diavolo, ma e gliela butta così e va via. Tranquilli, ci pensa. Questa è l'unica soluzione. Altro purtroppo non c'è.
Sulle discoteche non ho parlato, ne parlo sempre perché non ho avuto tempo, però vi voglio, abbiamo un secondo per far vedere un breve filmatino su una discoteca? Per dirvi come sono le discoteche oggi, vi faccio ascoltare questo pezzettino di una canzone, chiamiamola così, ideata da un disc jockey, si chiamano in questo modo, sì, di una certa discoteca chiamata Diabolica. Il Diabolica è una discoteca itinerante con sede a Roma, ma che gira soprattutto dalle parti di Rimini e Riccione per animare le altre discoteche. Questa canzoncina che vi faccio ascoltare va naturalmente, c'è, diciamo così, anche su internet. Io mi sono chiesta se non fosse un falso, no? A volte su internet creano questi video ideati magari da un ragazzo, invece mi hanno detto che no, è proprio vero. Allora ascoltiamolo un attimo, che dura pochino tanto. Marijuana, cocaina, eroina, crack, hashish, fumo, ketamina, anfetamina, bombe. Avete imparata? È semplice, eh? È tutta così. Allora dura mica così poco, dura. Però è semplice, avete sentito? Simpatica, è sempre così. Allora, quando mi dicono che nelle discoteche non è vero che tutti assumono droga, vabbè, forse, diciamo così, il 10% riesce ad essere sobrio, però vi garantisco che c'è stato un ragazzo che va in discoteca e mi ha detto: ci sono, pensa, delle discoteche, queste tra le peggiori, però più o meno, comunque in questa discoteca in particolare puoi andare al bancone del bar, gli chiedi un MD e ti danno una bottiglietta, sapete, c'è la nuova droga adesso, in colore e in odore, viene sciolta in questa boccetta e costa 35 euro, e niente, te la danno al banco. Ok? Per dirvi come anche qui c'è un potere alle spalle, è una mia idea, occhio, è una mia supposizione, ok? Non so se qualcuno di voi ha visto la trasmissione Traguardi di Nuovi Orizzonti su TVSAT 2000. Beh, io devo dire, ho detto non ho la televisione, ho guardato su internet qualcosa, perché poi il tempo è sempre poco, quindi non ne ho, però ho detto: ah, che bello, sono andati ad intervistare i ragazzi di strada, quindi ragazzi con grandi problemi, chi beveva, e diceva anche il motivo per cui beveva, insomma, mezzi ubriachi, ragazzetti, eccetera. Questa trasmissione è stata soppressa quasi subito. Questo mi fa capire, a causa, dice, di mancanza di ascolti, non ci credo, punto. Perché la trasmissione era proprio fatta in modo da attirare il pubblico. Però non si vuole togliere i ragazzi da questa situazione. Non si vuole. Non si vuole. Perché? Lo sapete perché? Perché quando voi fate un gregge, ok, che non ragiona, va dietro a un sono dei pecoroni che vanno dietro a un caprone, in questo caso quelli che comandano, non sto parlando di governo, qualche potere che comanda, guidato da Satana, cosa succede? Che questi qui non ragionano più. Scusa, tu prendi un ragazzo che beve, un ragazzo che assume droga, il suo mondo diventa la droga, diventa l'alcol, diventa la discoteca, diventa il sesso. Non gli interessa più nulla. È un rifiuto della società, ok? Ed è quello a cui vogliono arrivare. Meno giovani ragionano con la propria testa, meglio è. E ora vi dico anche la soluzione, visto che ho anche queste domande. Infatti una domanda: come possiamo migliorare questa situazione? Allora, come possiamo migliorarla? Bisogna, punto numero uno, vabbè, la preghiera, diciamo, questa è la cosa principale. Però oggi dobbiamo anche istruirci, così come fate voi.
Infatti io sono molto contenta del caffè teologico, sono già stata ad altri 3 o 4 incontri e ne dovrò andare anche a Novara. Sono contenta perché si parla di questi temi di cui non parla nessuno o pochi, e invece è fondamentale, perché uomo avvisato, mezzo salvato. Allora, se voi che siete, io quanti siete non lo so, 60, 70, 80, ognuno di voi esce e lo dice ad altre 10 persone, 80 per 10 fa 800, queste ad altre, la informazione oggi è fondamentale, perché se voi andate in guerra e non sapete come agisce il nemico, non lo potete combattere. Se voi non sapete, noi siamo in guerra, siamo in guerra. Se voi non sapete come agisce oggi Satana, non lo potete combattere. Con che armi? Vi passa tutto sotto, non ci fate caso. Allora no, bisogna istruirsi. Allora, primo, preghiera. Secondo, istruzione. E prima dell'istruzione, io dico ora, voi siete tutti ragazzi, però va bene lo stesso, dico sempre ai genitori, consacrate i vostri figli al cuore immacolato di Maria. Perché là dove c'è questa consacrazione, anche se i ragazzi non lo sanno, non importa, e lo dico anche a voi, avete qualcuno, mamma, babbo, zio, nonna, eccetera, che non crede in Dio, consacratelo al cuore immacolato di Maria. Prima o poi vi garantisco che questa consacrazione torna a galla ed è uno scudo incredibile all'azione del maligno. Terza, ve l'ho detto, l'informazione, fondamentale. Quarto, però appunto forse loro tra un po' sono genitori, ma qui parlo ai genitori, il dialogo in famiglia, il dialogo. I ragazzi non possono tornare a casa e trovare una tornare a casa da scuola e trovare la televisione accesa e i genitori che gli dicono aspetta da finire di sentire il telegiornale, ma non esiste. La televisione si spegne e si gioca con i figli, si parla con i figli. State certi che questi ragazzi rifioriranno, credetemi. Allora sapranno loro discernere il bene e il male. Perché è vero che la zizzania sta crescendo con il grano ed è tanta la zizzania. Però se voi gli insegnate a riconoscere il bene e il male, a saper parlare con il loro cervello, questi messaggi, state certi che non gli arrivano. Altrimenti io sarei una disgraziata, sono sempre a guardare sta roba. Cioè, questo dovrei essere depressa, tutto. No, ma veramente, guardate, è così. Se il ragazzo ragiona, lo capisce da solo che quella cosa lì non va bene. Allora, avete sentito Fabri Fibra? Vi voglio dire questo, per dirvi oggi veramente come sono intortati i ragazzi, soprattutto i ragazzi che hanno dei problemi. Ragazzi con genitori separati, eccetera, eccetera, o altre cose. Allora, io ho parlato in un liceo a questi ragazzi e c'è stata una classe un po' più, resisteva un po' di più. Allora, avete sentito il messaggio di Fabri Fibra? Un ragazzo mi ha detto, no, uno o due, no, ma lui intendeva dire, dico io, scusa, cosa intendeva dire? No, ma ecco, gli cercano tutte le scuse. Perché? Perché appunto sono i loro idoli. Glieli vai a toccare, non hanno altri punti di riferimento. No, non c'è stato qualcuno che gli ha fatto discernimento, okay? Che li ha aiutati a fare discernimento. Quindi, un'altra domanda è simile, ho già risposto. Quali sono le misure da prendere per fronteggiare tutto questo? Quali le più adatte? Sono queste, non ce ne sono altre. Potremmo parlare di filosofia, di che vi pare, ma le misure sono queste, altre non esistono per me. Poi se qualcuno è più bravo, tutto giusto. Allora cosa possiamo fare? Dicono non le autorità, dico noi non le autorità, ah sì, dice gli organi preposti che di fatto non fanno niente. Sì, sì, è vero, anzi, loro, le autorità, gli organi, chi volete voi, anzi, vogliono questo, vogliono proprio il disgregamento della società, se no avrebbero già trovato una soluzione, credetemi, non c'è problema, si può combattere tutto, non lo vogliono, non gli interessa. Quindi dobbiamo fare quello che ho detto precedentemente. Da buon cristiano chiedo come far cadere,
far credere a tutto ciò che dice nei confronti, a credere. Da buon cristiano chiedo: come far a credere a tutto ciò che dice nei confronti dei mass media? Se tutte le case editrici sono in mano a famiglie cattoliche, così pure come Facebook e siti porno. I giovani avvertono questa divisione, sentono attivando poi stati di autolesionismo, dall'anoressia femminile e maschile, si suicidano perché non vedono luce e approdano alla droga, che oggi è diventata il pane quotidiano. Cosa fare in questo momento? Anzi, è sempre più o meno la stessa domanda a cui ho già risposto. Ci lamentiamo della televisione, ma la gente riesce a vedere solo sulle volgarità, perché, già, questa è una bella domanda a cui do subito la risposta. Siamo tutti uguali, più o meno. Il programma decente ci interessa poco a tutti. Non lo so a voi, io parlo per me. Se avessi la televisione, ve lo dico, ve lo dico proprio sinceramente, dovessi scegliere, ma anche da cattolica, dovessi scegliere tra, mettiamo il Festival di Sanremo, va, che ora c'è quello, cioè un programma leggero, e tra un documentario, scusate la mia ignoranza, preferisco un programma leggero. Però questa mentalità non ce l'ho solo io, ce l'hanno in tanti, basta vedere l'audience. Festival di Sanremo è stato visto da 14 milioni di italiani, impressionante, capito? Quindi non lo so, amano queste cose qua, queste cose effimere. Non... anche se devo dire, trovare un programma decente, cioè andrebbero veramente visionati tutti. Difatti, sentite bella questa domanda: posso guardare alle frontiere dello spirito la domenica con il cardinale Ravasi? Speriamo, non lo so. No, non è uno scherzo, speriamo. Dovrei sentire cosa dice Ravasi, no? Certamente è una cosa buona, però no, scherzo, certamente è una cosa buona e si può sentire, però attenzione, perché non sono tutti come il cardinale Ravasi. Spero che in televisione, ma purtroppo a volte ci sono dei sacerdoti invitati apposta per portare tanta confusione. Posso farvi anche un nome, via: Alberto Maggi, per esempio, questi che sono aperti alle unioni omosessuali e a tante altre cose, cioè vanno contro il catechismo, fate voi. Quindi no, Ravasi si può sentire. Perché molti giovani sono inorriditi dal Papa e dal Vaticano? Per questo, perché, allora, è pur vero che ci sono stati degli scandali, attenzione, non possiamo tapparci gli occhi e dire non è vero, è vero. Però, allora, se c'è un prete pedofilo, sono tutti pedofili. Perché? Perché i media, anche su questo hanno bombardato. Se voi guardate una trasmissione qualsiasi, danno sempre contro alla Chiesa Cattolica, sempre, sempre. Se voi aprite internet, sempre contro la Chiesa Cattolica. Cioè, ci sono veramente dei messaggi continui contro, ma questo anche... ve l'ho detto, nei cantanti, nei telefilm, film, riviste, non ascoltate quei bigotti, eccetera, che vanno contro i principi cattolici. È chiaro che poi odiano il Papa e il Vaticano, allora vanno a cercare l'anello d'oro del Papa, le pantofole bianche e rosse del Papa, perché si potrebbe sfamare un intero universo. Cioè, ci sono sempre queste cose, lo dico sempre, fritte e rifritte, di cui non se ne può più, ma su questo giocano. Giocano con i ragazzi, che li mettono su contro la Chiesa. Alla luce di ciò, che si può fare a cambiare le cose? Alla luce di ciò, come si può fare a cambiare le cose e presentare ai nostri figli una visione di mondo sano? Grazie per il suo intervento. Va bene, anzi, sicuro. Ascolterò, vedrò il giro. Meno male. Questo sono contenta, ascoltare con più attenzione. Come si può fare? L'ho detto prima. Altro, ripeto, non si può fare. Questo ho già risposto. Il processo di distruzione della morale non è iniziato, è ancora prima, se qualcuno secolo fa, sì, cioè, allora, il processo di distruzione è iniziato tanto tempo fa. Per esempio, qualche secolo fa c'è stato il Marchese de Sade, che ha trattato nei suoi romanzi lo stesso tema di cui ho parlato stasera, è vero, cioè lo stesso tema delle 50 sfumature di grigio, rosso, come arancione, verde, personaggi... Allora, sono due domande. Diciamo così, è vero,
E ci sono stati, c'è anche il Marchese de Sade ha trattato questi temi, non erano letti come oggi. Cioè si sapeva, e chiaramente una mamma non andava a comprare alla sua figlia di 13 anni un libro del genere. È cambiato, diciamo, un po' questo, no? Il messaggio che arriva molto più veloce. Fra l'altro, adesso sti libri si scaricano anche da internet, quindi immaginatevi voi dove ci sono i bambini a 8 anni che stanno lì a chattare. Perché vi dico che è stato fatto un sondaggio tra le famiglie, hanno fatto questa domanda: siete preoccupati di lasciare i vostri figli da soli in internet? L'80% delle famiglie ha detto assolutamente no. Contenti loro. Poi ancora dice: personaggi come Necco, Paolo Brosio rientrano nel progetto o sono una luce di speranza? Sì, certo, sono una luce di speranza in questo mondo, diciamo così, almeno nel mondo televisivo riescono a dare qualche messaggio positivo. Possiamo ascoltare Ligabue? Non lo so, si può ascoltare tutto e niente, dovrei leggere i suoi testi, non li ho mai letti, quindi diciamo che uno li può ascoltare. L'età della ragione ce l'avete e spero anche della coscienza, e quindi da lì si capisce benissimo se si possono ascoltare o meno. Io posso ascoltare per esempio Lady Gaga, non mi fa niente, no, voglio dire, neo. Però se uno è intelligente capisce subito, intelligente, cioè se sa fare discernimento alla luce di Dio, capisce subito quello che va bene e quello che va male. Per esempio Vasco Rossi, scusate, amatissimo. Siamo solo noi quelli che si alzano com'era tardi la mattina, che andiamo a letto tardi, e se moriamo presto non ce ne frega niente. Cioè, se questa allora il testo io lo posso anche ascoltare, bello, la musichina eccetera, però devo saper valutare e dire sì, bella la musica, il timbro di voce, quello che volete, però ecco, su alcuni temi potrebbe, cioè non me li faccio entrare, ecco, in poche parole. Come valuta il potente network Facebook? Ma diciamo così, su Facebook anche lì purtroppo si trova tutto, bestemmiatori eccetera, però se uno ha sempre lì un sano discernimento, secondo me fa anche bene ad utilizzarlo non standoci tutto il giorno, ma passarci il giusto tempo per mandare dei messaggi positivi. Secondo me questo può essere importante, perché come cattolici cosa possiamo fare? Scusate, allora alla televisione non vi inviteranno mai, mai. Scordate. Cioè, a me avevano tentato una volta, poi non mi ha neanche più chiamato, ma lo capisco, è impossibile. Quindi da lì non si può parlare. In internet possiamo avere una voce, per esempio io ho un blog, anzi se, quando volete entrare, analisacolzi.wordpress.com, perché ogni giorno mando degli articoli, cerco di evangelizzare così e vedo che la gente, grazie a Dio, risponde molto bene, legge, e anche attraverso Facebook, quindi perché no, diciamo, io non mi sembra che potrebbe essere anche una cosa buona. Il vedere tutto questo male potrebbe aiutarci ad aprire gli occhi per poterlo evitare? Cosa dobbiamo fare? L'ho detto prima, certo che serve. Il male bisogna vederlo, perché se guardiamo solo, se cominciamo a dire come tanti, ah vabbè, ma bisogna parlare della misericordia di Dio, non dobbiamo parlare del maligno, dobbiamo vedere le cose positive, e io dico sempre, infatti i risultati si vedono. Allora, o non avete saputo evangelizzare bene, o avete trascurato di parlare del male. Purtroppo, uno ne farebbe volentieri a meno di parlare del male, ma se il male c'è, io dico sempre, nella prima lettera di San Giovanni si legge che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Scusate, perché non so se ho risposto a tutto. Quindi, se tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, e se San Pietro ci dice che Satana come un leone ruggente va in giro cercando chi divorare, resistetegli saldi nella fede, secondo voi Satana sta lavorando oppure no? Se sta lavorando bisogna capire come sta lavorando. Cioè, è così semplice il ragionamento. Non c'è bisogno di fare tanti rigiri. Allora, basta, il resto mi sembra di aver risposto a tutti. Ho risposto a tutti? No, c'è qualcuno a cui non ho risposto. Scusate un secondo, me le ricontrollo tutte. Allora, questo l'ho risposto. Questo ho risposto. Io mi sembra di avere tutti i fogli.
Allora, che cosa c'è da fare? Ve l'ho già detto, no? Questo, le sfumature le abbiamo lette, i cantanti li abbiamo detti, questo l'ho detto. Posso guardare questo Cardinal Ravasi, stupendo. Cioè, la gente riesce a vedere le volgarità, l'ho ve l'ho detto. Questo? No, questo l'ho detto, i giovani dell'anoressia, tutto giusto, cosa possiamo fare? È stato tutto molto chiaro, io non ho altri fogli. Ah già, non ho risposto. La domanda, che sono disorientati e si vanno in mano all'anoressia, all'odio, all'altro, perché non vedono il futuro. Aspetta, ma la domanda era? Era di cosa fare in questo momento. Dal momento che ah, sì. Allora, l'origine di questo sbaglio, io l'ho detto all'inizio, abbiamo tralasciato per troppo tempo di guardare che tipo di messaggi il mondo mediatico ci dava. Altro non, per me è lì, cioè è iniziato tutto un processo in cui c'è stato un bombardamento, in cui si sono fatti passare certi messaggi e da lì il decadimento, tanti anni fa. E siamo, secondo me, arrivati a questo punto. Questo altro non ti so rispondere. Sì, sì, l'ho detto prima. La soluzione è quella che ho detto, l'ho detto prima. Preghiera, consacrazione, istruzione, basta. E dialogo, nient'altro. Per me, poi se uno ha delle soluzioni diverse, questo ognuno di voi ci pensi. Per me, Annalisa Colzi, sono solo queste. Lo dico anche da una che era nel mondo fino a tanti anni fa, fino a pochi anni fa, fino al 91 ero nell'altro mondo. Che cosa è riuscito a farmi cambiare? Io ero una che, attenzione, ero una così, e mi ricordo benissimo come i messaggi mi sono entrati dentro. Io ero una che leggeva almeno 5 fotoromanzi al giorno. E ricordo, guardate, questo giorni fa mi venne in mente il passaggio in cui da persona, cioè il passaggio dei fotoromanzi da purezza a dire andiamo, ve lo dico in parole povere, andiamo a letto prima del matrimonio. E io da ragazzina, ero una ragazzetta di 16 anni, cominciai a pensare, però in effetti chi ce lo fa fare da aspettare dopo il matrimonio? Comincia a pensare, sì, ma tanto si può cambiare anche marito, cioè marito, si può stare con uno, poi dopo un po' si può stare con un altro. Quindi il cambiamento della mentalità purtroppo c'è, non c'è niente da fare, c'è. E quello che mi ha aiutato a me, ecco perché dico la soluzione, è stato esclusivamente quello di aver incontrato un santo sacerdote che ha parlato delle cose negative. Io lì mi sono vista, ha parlato non solo delle cose negative, della misericordia di Dio, delle cose negative della misericordia di Dio, e lì la mia vita è cambiata totalmente, altro non si può fare, e sono sicura che c'è stata gente che ha pregato per me, però lui diceva quello che non andava bene. Io da persona lontana potevo dire, ma questo sacerdote è esagerato, no, non l'ho detto, perché poi ci pensa la grazia di Dio, quindi per me la soluzione è quella, altro personalmente non ne ho. Fine. Voi, grazie della vostra pazienza. Ecco la valletta. Venga valletta.